Bene ragazzi, siamo a pressione atmosferica, boss battle di Lolo, quarto boss, e andiamo. Questo al contrario di Wawa e Piro è un po' più facile, perché possiamo venire colpiti più volte. Guarda, guarda, il ragazzo ha ragione, piace male. Gigantesca massa d'aria al quale all'interno c'è il suo scheletro e... Allora, questa boss battle sarà anche lunga, ma se non altro è facile. Allora, basta colpire. Siamo con l'aereo, basta colpire i punti di crunch dove Lolo sta lampeggiando. Ecco, ogni volta che crunch subisce dei danni, semplicemente lo vedete lampeggiare, si intravede lo scheletro. C'è chi riesce a completare sta boss battle senza subire danni, ma è quasi impossibile. C'è poi l'attacco in cui bisogna colpirgli il petto, in cui è quasi impossibile da attivare. C'è un segnale che dura un microsecondo per capire dove non bisogna... Ecco questo, vediamo un po' dove. Ecco, da questa parte mi sembra di averlo visto. Vai, ce l'ho fatta a schivarlo, grande. Questa soundtrack è forse la mia preferita di The Wrath of Cortex, ragazzi, eh. Vai, ora alla testa. Vabbè, la testa mi ha colpito una volta, ma... Vai. Illesi anche da questa. Ecco, ora c'è il raggio al plasma, raggio elettrico, quello che è. Beh, il crunch d'aria però è stato fatto bene come boss. Dà l'idea dell'elemento aria. Più che altro è la Vap Room che non mi piace. Cioè, più che l'aria sembra il ghiaccio. E i quattro elementali sono gli elementi, beh, i quattro elementi, tutto bianco, quelli dello zodiaco, insomma. Fuoco, terra, aria e acqua. Quindi non può essere fuoco, terra, acqua e ghiaccio. Per dirla tutta. Poi no, è quello dell'aria. Però per qualche strana ragione la Vap Room dell'aria, come vi ho già detto, non appena siamo arrivati, l'hanno strutturata in modo che sembrasse invece quella del ghiaccio. Ah, ecco, Crunch sembra più indebolito. Quando arriva a metà vita infatti comincia a lampeggiare così alla Katsum. 85%. Dove sono stato rapito? Quando? Non lo ricordo. Dai, se continuiamo così... No, fa ancora questo attacco. Ecco, la mia sfiga... è che ogni volta che passa in svantaggio poi passa a spammare l'attacco questo qui, l'attacco del petto, che io poi vengo sempre colpito in continuazione. Vai, giragli attorno così, colpiscilo, bravo Crash, vai qui adesso. Allora, dov'è che l'ho visto? Mi sembrava... Ecco, mi ha colpito comunque. Che palle però, Questo basta mettersi in un angolino. Ah, si continua così. Sì, è lunga, ma mi piace tantissimo. E poi Crash finalmente sull'aereo si decide a usare arsenale da fuoco vero invece che stupidi frutti Wumpa. Ma parlando in termini realistici, un frutto Wumpa tirato addosso a un nemico, quanto può essere doloroso? Poco. Al massimo a tirargli addosso i frutti Wumpa lo fai solo incazzare. Usa i mitragliatori veri, Crash. A proposito di armi da fuoco nei videogiochi per bambini, io diciamo che sono stato favorevole, voglio dire, non è proprio una cosa da censurare le armi da fuoco così. Cioè, non si vede sangue, non si vede violenza, ma i proiettili ci sono. Io sono stato favorevole, finché così va bene. Invece, in Spyro Reignited Trilogy, cari miei, forse avete visto il video di Jordan Fringe in cui lo spiega, dove dice che... dove mi illustra un artwork di Paese di Terrazze con le armi da fuoco degli Gnork. Negli ultimi livelli gli Gnork hanno le armi da fuoco. Ebbene, le armi da fuoco sono state sostituite da armi a vernice col paintball. Cioè, ma vaffanculo veramente, Cioè, qui con la censura si stanno facendo dei lavori esagerati, Per me i proiettili non c'è alcun problema. Finché ai bambini non mostri sangue e violenza va bene, ma censurare i proiettili così non ha senso. Spiro dopo tutto non sanguina se veniva colpito dalle armi da fuoco. Ecco qua, Ale! Battuto senza neanche mai morire. E lo scheletro di Crunch che fluttua tutto sparpagliato. Bazooka! Per colpire il bersaglio con il frutto premi, tieni premuto il tasto L1 per sollevare il bazooka. Prendi la mira con i tasti di
ragazzi, però io ho perso la fiducia completamente in me stesso. Fiducia in me stesso proprio meno 50 da quante volte stiamo fallendo. Stiamo, sto, perché devo dire, devo aggregare a voi e ai miei fallimenti, non lo so. Quindi sto fallendo, non lo so. Allora vai, Folly Fahrenheit, andiamo per la gemma. O meglio, ci proviamo. Se falliamo, la prendo off camera. Tanto c'è qualche occhio di falco tra di voi, occhio di falco tra di voi che la vede sempre, la casta mancata. Ragion per cui... Basta che me lo scriva uno, ragazzi. Basta che me lo scriva uno. Non vi mettete tutti e 20 a scrivere hai lasciato la cassa lì, hai lasciato la cassa lì. Posso capire uno, ma quando ve lo mettete a scrivere tutti e 20 diventate veramente, senza offesa, diventate veramente fastidiosi, Basta che me lo scriva uno. E poi, a seguirmi, non sono in molti. Quindi prima di scrivermi qualche domanda così o qualcosa, controllate che prima non l'abbia scritto qualcun altro. I miei video non vengono quasi mai commentati, ragazzi, per cui non dovrebbe costarvi molto leggere una breve descrizione o i commenti degli altri prima di chiedere qualcosa la cui risposta era già in descrizione o una domanda o qualcuno che aveva già scritto la vostra stessa domanda. Senza offesa, ragazzi, ma... Ah, col jetpack Erika si può tornare indietro, è vero, premendo cerchio Crash torna indietro, era piccolo, credevo non si potesse fare. Comunque, ragazzi, e toccando l'argomento delle risposte, le domande le cui risposte erano già nella descrizione del video, io sono stato molto gentile e mai sgarbato, però, ragazzi, molte domande, è da un bel periodo che molte domande che mi fate, le risposte sono già nella descrizione del video, o nella descrizione del video, o nel video stesso. Quindi, ragazzi, prima di fare una domanda... assicuratevi che la risposta sia nel video o nella descrizione, o che non l'abbia scritta già qualcun altro, perché questa cosa di tutti che mi fanno la stessa domanda, diciamo che è partita più o meno dalla recensione di Operazione Papero, ecco. Avevo detto di già nel video che Let's Play di Operazione Papero era poco probabile per via degli ultimi livelli del Tempio di Merlock, ma mi sa che fra tutti quelli che hanno ascoltato la recensione non ce n'è stato uno che l'abbia guardata per intero, o meglio abbia guardato solo i primi 20 secondi, perché... Di tutte le 6 persone che l'hanno vista, tutti e 6 hanno scritto Cosmo, dovresti farci il let's play, Cosmo, ci farai il let's play, attendo il let's play. Cioè, allora non ascoltate proprio, Ora non mi sento riferito a voi, ma a quelli che mi hanno commentato la guida, la recensione di Operazione Papero. Poi io con le recensioni, cioè, ci sto veramente poco perché non sono bravo a recensirle. Poi c'è sempre qualcuno che l'ha fatta meglio di me. Sì, sono abbastanza competitivo, lo so, Cosmo bambinetto. Oppure c'è già un big di YouTube che l'ha fatta e tutti, pecore che non hanno un'opinione propria, vanno a dare dietro al big di YouTube. Quello che pensa il big di YouTube è quello che pensano tutti gli altri. Mamma mia, se qualche big di YouTube avesse recensito male per Dimension e Tumi, allora era gioco di merda a prescindere. Senza un attimo vedere da te le cose. Qui sopra non c'è nessuna cassa, no, neanche qui sopra, scusate, ma è oramai il cercare i luoghi inaspettati è da me, mi dispiace proprio, ragazzi. Ah, qui c'è una cassa con la vita, guardate, vai, giusto, ora che abbiamo il bazooka, sì, appunto, sono tornato al bazooka apposta per fare il bonus che avevo ignorato e prendere così la gemma. Comunque non serve tenere il conto dei 6 secondi. Ecco, si sente un suono quando l'invisibilità se ne va. Allora, qui però, è lasciato qualche cassa? No, non c'è nessuna. Ah, sì che ce n'è una! Qui sul rotello del trasportatore, vai! Stavamo per ripetere la figuraccia. Ah, ci sta che si ripeta ancora, Non si può mai sapere. Ah, qui ce n'è una, un'altra. E basta. Comunque, non lo so, dalla telecamera si vede bene, ma io guardo direttamente dalla televisione e sto gioco si vede una merda. Ve l'ho già spiegato, la bellezza di questa televisione che non fa vedere bene un cazzo, praticamente. Allora, andiamo, ora che abbiamo il bazooka possiamo direttamente sparare alla TNT. No! Ehi, merda! Niente. Oh, non prende il bazooka? Ah, L1. Vai. E alla fine ce l'ho fatta senza l'aiuto del bazooka. Col bazooka era molto più facile comunque.
Allora, qui voglio distruggere un attimo delle nitro. Ma allora? Non distruggi le nitro? Merda! Non mi costringerai a fare un numeretto da circo? Così, guarda. Qui per le nitro senza acqua non sapevo proprio come fare. Allora. No, non scivolare, maledetto, te che non sei. Ma allora? Proprio mira dove gli pare col bazooka. Cioè, nelle fasi in 2D il bazooka qui da usare qualcosa. E il mirino continua a scivolare verso la parete, non so come mai. Allora, qui. Questa, no. Una panciata. Vai, ci siamo. Le restanti sono le nitro che non ho distrutto. Ok ragazzi, ci siamo a 11 minuti, dai che ci si fa finire Folly Fahrenheit. Devo dire comunque le casse qui col pavimento del laboratorio si mimetizzano alla perfezione. È difficile vederle. Poi qui ora nella fase degli X-ray, lasciamo perdere. Le nitro passano per casse normali e le casse normali passano per nitro. E allora, questa è una cassa normale. Queste sono due casse normali. Nitro. No, c'è proprio un grave problema a usare il bazooka nelle fasi 2D. Guardate il mirino, è incoerente, non sta fermo mai nello stesso punto, continua a scivolare un po' di qua, un po' di là. E chi lo sa? Ciuccia qui e ciuccia là. Allora, dai Crash. Qui non vedo casse. Qui però c'è un appunto esclamativo. Ah, abbiamo già le 99, sì, è vero, le avevamo già raggiunte le 99. In Crash 2 c'è un trucco per sorpassare le 99 vite, è il primo video che feci su YouTube. Qui con la super corsa ti aiuta a superare proprio di più i laser, ma ok. Dai, qui non vedo niente. Vediamo un po'. Sì, 147 su 147, vai! Ora mi sembra più cioè, sta cosa della cassa lasciata si è ripetuta così tante volte che mi pare più probabile lasciare la cassa invece che, cioè, non ottenere la gemma invece che ottenere la gemma. Allora, no, la reliquia di Canyon di Corallo, ma devo per forza, madonna, però, madonnina, e devo prenderla, se no addio 100%. Comunque ragazzi, allora qui si sono riaperti i livelli e niente, ci rivediamo alla prossima con la reliquia di Crash Teroidi e di Canyon di Corallo, possibilmente. Quindi, ciao a tutti e alla prossima!